E il mercato dell'Inter, Giovanni Capuano, Radio 24, come finirà secondo te? Perché adesso è anche difficile da interpretare. Cioè va via Skriniar o no, va via Dumfries o no? Non si capisce, perché doveva partire uno, poi c'è una situazione un po' delicata. Ma la situazione è molto delicata perché scavallato Ferragosto, se va via uno dei due titolari, o peggio ancora tutti e due, diventa difficile. Mettere poi qualcuno che li possa sostituire. Io ho un po' la sensazione che alla fine prevarrà la parte tecnica, sempre ammesso che arrivi questa fantomatica offerta, che fin qui in quei termini non è arrivata, potrà prevalere la parte tecnica, perché effettivamente adesso un po' si è mossa in uscita l'Inter, quindi può portare in società anche dei numeri. Detto questo, poi l'anno prossimo, il 5 giugno, quando finisce il campionato, ma già prima la giostra ricomincia, perché è vero che da qui a un anno può succedere di tutto, però queste sono le esigenze su cui in più Skriniar è scadenza. Ecco, io credo che la storia che sarà da raccontare sarà questa, perché in tanti abbiamo dato per scontato, ma un po' perché c'era stato detto, che non sarebbe stato un problema. Cioè, se Skriniar resta all'Inter, è già sulla parola, è tutto fatto, lui grande interista, eccetera, eccetera, eccetera. Mi pare di aver capito che non è tutto così scontato, e quindi è delicata questa cosa, perché se lui poi a settembre decide che invece non rinnova, o non rinnova certe cifre, o c'è un problema, allora anche i 50 che hai tu rifiutato un mese fa dal Paris Saint-Germain diventano poi un grande rimpianto. Quindi è una storia che è su più piani, che va raccontata. Certo, adesso l'Inter è fuori tempo massimo. Se fa Akanji, teoricamente si tiene ancora aperte le mani per cedere Skriniar. Appunto, è lì che volevo arrivare. Eh sì. Cioè, tu oggi sei completamente bloccato, perché se dai Skriniar fai soldi, metto in cassa, sì, va benissimo, però Simone Inzaghi, fate una ragione. Dall'altra parte, se non lo cedo, ma come fanno, in scadenza, come fanno certi giocatori importanti ad andare a scadenza? Cioè, una volta, per quello che mi ricordo io, dovevi rinnovare un anno fa. Per quello che mi ricordo io, certi giocatori feci fatica a farli andare in scadenza. Molta fatica. No, ma io credo che su Skriniar il ragionamento dell'Inter sia stato, nei mesi scorsi, che Skriniar era uno dei due che potevano essere sacrificati, quindi diciamo con quello stipendio lì tu avevi anche più possibilità. Ti chiedo scusa, a un anno di scadenza non hai nessuna possibilità, questo è un mio pensiero così piccolino. Oggi Skriniar decide lui se rimanere o andarsene via a gennaio del prossimo anno. Cioè, per me l'Inter si è trovato, cioè, oggi è una situazione veramente se non rinnova in questo momento, lo deve cedere, il dubbio c'è e ha sbagliato non prende 50 esatto, milioni. La domanda che ti faccio io è: allora che ragionamento è stato fatto nel momento in cui arriva l'offerta da 50, che non sono i 70 che tu pensavi, ma non sono neanche pochi? No, ma cioè, magari tu ritenevi di avere in tasca un rinnovo facile. No, ma tutto il rinnovo facile, i rinnovi non sono mai facili finché non vedo nero su bianco. Però la cosa che secondo me avevi in mano Breme, a cifre diverse da quella che ha speso la Juve, io vendevo Skriniar a 50 e mi prendevo Breme. Almeno mi garantivo anche una questione tecnica e non andavo a trovarmi in questo momento con un giocatore importante come lo stoppe a scadenza di contratto, che diventa dura adesso. Tiziano Gonzaga, poi Pedulla. Tiziano. Sì, effettivamente è stata una situazione un po' particolare quella di arrivare a questo punto con un giocatore che ti va a scadenza di un anno, come dicevamo giustamente prima con Beppe. A me non era mai capitato di arrivare così vicino, che mi lasciassero andare così vicino alla scadenza. E purtroppo questa è una situazione anche lei un pochettino particolare, perché questo giocatore sta bloccando un pochettino tutte quelle che sono le entrate per l'Inter, soprattutto la scelta del difensore, perché se dai via lui ne devi prendere uno importante, se non lo dai via non puoi prenderne uno importante, perché dovresti rischiare di prenderlo e non farlo giocare, o uno degli altri non ti gioca. Bastoni è stato dichiarato incedibile, quindi non lo so, è una situazione veramente strana che due dirigenti così preparati come Ausilio e Marotta non mi aspettavo arrivassero a questo punto. C'è stata su Skriniar un po' di superficialità da parte dell'Inter, non è un'offesa, tutti fanno delle grandi cose, l'Inter sta facendo grandi operazioni, però su Skriniar finora,
finora la situazione è un po' delicata. Alfredo, dobbiamo chiudere il tema Inter, devi aggiungere qualcosa o possiamo andare su Roma, possiamo andare su Bologna, possiamo andare sulla Sampdoria? Sì, su Roma dobbiamo parlare. Sì, io penso che a queste domande debba rispondere il signor Zank. Perché fin quando l'Inter è in questa situazione borderline, Zhang rinvia e fa i giri con la Ferrari bardata di nerazzurro e ti ritrovi alla prima di campionato con Inzaghi che giustamente ha abbassato le saracinesche. Diciamo la verità, tecnicamente adesso non si può più pensare a una cessione di Skriniar. Penso che se l'Inter cedesse Skriniar il 23 di agosto sarebbe una roba, e non Akanji può essere un buon difensore da mettere al posto di Ranocchia, ed è questa la tendenza. Però un giorno Zhang ci dovrà dare il piacere di rispondere a qualche domanda, perché se l'Inter è in questa situazione, la situazione è legata alla proprietà, e giustamente voi parlate anche della situazione dirigenziale, ma se qui devi cedere Casadei e fai 20 milioni e c'è un buco di bilancio sempre da colmare e la proprietà è questa, che dobbiamo fare noi? Se noi, intendo dire, possiamo parlare ancora di Skriniar al 17 di agosto? Se l'Inter perde Skriniar, perde quella che può essere anche una leadership, una presunta pole per lottare per lo scudetto. Quindi io mi aspetto che arrivi un altro difensore. Se arrivasse poi a Kanji, resterebbe col cerino in mano a Acerbi, che ancora sta sperando di essere accolto a casa madre da Inzaghi, ma questo è un altro paio di mani. Io penso che Zhang un giorno dovrà rispondere a queste domande, che per me sono domande essenziali che riguardano il futuro dell'Inter.